Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo ovviamente con l'ultima seduta straordinaria dell'Assemblea regionale dedicata interamente a quello che sta accadendo in Ucraina con l'invasione della Russia di Putin, Consiglio regionale che si è riunito in seduta straordinaria proprio per chiedere lo stop alla guerra e per promuovere iniziative di pace, un minuto di silenzio dedicato ovviamente alle vittime in Ucraina. Un minuto di silenzio e le bandiere della pace e dell'Ucraina al centro dell'aula. Così è iniziata la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Toscana sulla guerra in Ucraina. Oggi bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima, no a questa guerra che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce ponti in queste ore che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. E poi il messaggio che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come è sempre stata nella sua storia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi. Lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. È importante che il Consiglio regionale della Toscana abbia fatto sentire unitariamente la propria voce a condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e contro la guerra, che abbia espresso piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno a tutti quelli che nel mondo, compreso in Russia, stanno manifestando contro la guerra. Dopodiché penso che dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Questo richiamo viene anche a seguito di quello che è stato il messaggio la scorsa settimana lanciato dai vescovi e dai sindaci del Mediterraneo riuniti qui a Firenze, e poi il sostegno a tutte quelle sanzioni che l'Europa è stata capace questa volta unitariamente di combinare nei confronti del governo russo. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il presidente Gianni, per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. E occorre lavorare per promuovere la cultura della pace, soprattutto nei confronti dei ragazzi più giovani, quindi anche con il coinvolgimento del Parlamento, degli studenti del Consiglio regionale. Diciamo che dovendo trovare un punto di diversificazione con le altre forze politiche, forse l'autocritica fatta all'Europa, perché non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle Repubbliche Baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. E io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi
stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se per noi è qualcosa di normale andare a manifestare, in questo momento in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto probabilmente nessuno se l'aspettava, certo ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti e anche all'Europa, che non dobbiamo tralasciare, perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro per cercare di fare in modo che le cose migliorino. La più grande colpa dell'Europa è stata quella di non avere una politica estera unitaria all'interno dei propri paesi, e quindi questo ci rende deboli nelle trattative, ci rende deboli quando dobbiamo andare a cercare di placare alcune situazioni. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando nel nostro sistema economico soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ed è il momento questo che anche la Regione Toscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati, per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni e quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo a una situazione che sul fronte dell'import, dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti di energia, che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini. Ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. E a proposito di lotta ai conflitti, un premio, un riconoscimento speciale da parte del Consiglio regionale nelle scorse ore è andato a Rondi, nella cittadella della pace, in provincia di Arezzo, il gonfalone d'argento della Toscana per le tante opere, le tante iniziative portate avanti nel corso degli ultimi anni e un appello rinnovato allo stop alla guerra in Ucraina. La Toscana si prepara ad accogliere i profughi costretti a fuggire dall'Ucraina per il violento conflitto inscenato dalla Russia di Putin. Rondine, cittadella della pace, una realtà nell'Aretino che educa le nuove generazioni ai valori di una vita piena di convivenza, è pronta a fare la propria parte anche in termini di accoglienza dei giovani, quelle generazioni che più delle altre resteranno segnate dal conflitto. Un riconoscimento per un'azione che va avanti da 25 anni e che porta anche in qualche modo il nome della Toscana anche nel mondo, ma non è un nome così superficiale, è proprio la cultura dell'umanesimo, è la cultura dei diritti civili, del riconoscimento della non violenza come possibilità di sviluppo per l'umano. E questo credo che i ragazzi di Rondine lo hanno colto e per loro è un motivo di incoraggiamento, perché sentono che un'istituzione rilevante come il Consiglio regionale della Toscana è vicino a loro, è vicino ai loro sforzi e che non vengono in questo modo vanificati in una sorta di indifferenza o di cinismo generale. Le istituzioni vicino ai giovani sono un fatto che potenziano il loro sforzo e il loro coraggio.
Il vostro impegno è sempre molto forte per combattere i conflitti nel mondo, purtroppo ce n'è uno proprio in questo momento, come ne avete parlato anche con i ragazzi? Ogni volta che le crisi degenerano in forma di violenza nel mondo, Rondine è il primo bacino dove riecheggia il dolore, riecheggia l'angoscia, riecheggia il disorientamento. Rondine nel suo metodo accetta il dolore, accetta il silenzio, si comincia a condividere lo sgomento, condividere il dolore e poi piano piano si comincia a capire che cosa si può fare insieme. Questo è il primo punto, perché il dolore fa suscitare rabbia e divide le persone, suscita le fratture più terribili, soprattutto nei luoghi dove ci sarebbero i motivi, perché a Rondine appunto i giovani, per esempio russi, sono con tutti gli altri giovani che sono di altri conflitti, pensiamo, non so, alla Georgia, pensiamo ai vecchi conflitti del Caucaso, del Nord. Oggi ci troviamo anche con l'Ucraina, quindi noi stiamo già selezionando dei giovani dall'Ucraina che verranno, e proprio l'ultima candidatura è stata spedita per email un'ora prima dello scoppio della prima bomba e finiva dopo la firma "prendetemi", punto esclamativo. Non so se sarà lei quella che prenderemo, ma una ragazza che per noi è il simbolo di tutti i ragazzi che vogliono venire a Rondine e non si rassegnano, che il popolo russo non è il nemico del popolo ucraino. I popoli sono fratelli, sono i governi che falliscono nella loro azione politica. Parliamo anche di montagna toscana, perché il Consiglio regionale si è espresso nel dibattito su questo fronte con una nuova legge in materia. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. Misure specifiche per i soggetti che vogliono avviare un'attività produttiva o riorganizzarne una già esistente nei territori dei comuni montani e dare incentivi economici per svolgere attività finalizzate sia alla cura e custodia dei luoghi, sia di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento. Lo prevede la legge regionale a sostegno delle aree montane approvate dall'Assemblea Toscana a maggioranza. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale tramite appositi bandi, nel limite massimo di 25.000 euro per ciascun beneficiario da erogare in quote annuali per 5 anni. E sono calcolati tenendo conto di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Inoltre, tra i criteri di priorità, ci sono l'ubicazione della sede operativa in comuni montani, dove c'è una minor presenza di attività produttive, e lo svolgimento di attività in ambito commerciale. Una legge importante a sostegno della montagna, dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario, culturale, di appartenenza, dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno in realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi. Molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne, e questo sarà un elemento discriminante, un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una sala cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge, che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana, possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere. Molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento è per la prossima settimana, ma come sempre potete restare aggiornati anche online sulle attività e le notizie relative all'Assemblea regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV 38, arrivederci.